Subsolo amici, bentornati o benvenuti nel mio canale, io sono Adanai e oggi torniamo con The Wild Chronicles subito dopo la sigla. Eccoci qua, siamo di nuovo con la famiglia Wild, riunita, vittoriosa, trionfante, notate il cielo di Strangerville, perfettamente azzurro, niente più nube tossica strana, i colori del cielo sono sani, non ci sono più piante, tutto è tornato nella norma. Nella mia fantasia, ragazzi, è passato diverso tempo, più o meno un annetto da quell'evento lì. I nostri sono quasi vicini al matrimonio. Ancora la nostra Anne Mary, che adesso sta giocando con Fox, spiamola dalla finestra come migliori stalker, non ha conosciuto i suoceri, perché io mi sono immaginata che il padre di Alec sia spesso fuori per lavoro, perché nonostante sia in missione, no, non veniamo a longiobare adesso, Kirill, perdonami, è spesso fuori, per anche se è in pensione, comunque viene spesso chiamato per dei consigli e degli aiuti, e lui quindi... viaggia, e in più con la moglie, visto che per tanti anni sono stati legati a casa. Allora, che state... Vabbè. Adesso ne approfittano per viaggiare e vedere un po' il mondo, ma adesso loro sono a casa e quindi stasera c'è un grande evento. Per piacere, piantala di farmi le flessioni piuttosto. Guarda, metti gli auricolari. Accendi, metti musica New Age e vieni a fare yoga. Esegui una sessione di yoga e fai concentrazione mentale. Mentre lui, visto che è ancora mattina, sta organizzando una sorpresa per la sua dolce metà. Ho sbagliato, perdonatemi. Cos'è questo? Conosci una celebrità? No, non ci interessa, grazie. Nel pomeriggio, prima di andare a casa dei suoi genitori, a cena fuori con i genitori di lui per farglieli finalmente conoscere, vuole portarla in un certo posto, perché hanno spesso parlato del fatto che vorrebbero cambiare casa e anche città, perché Strangerville, c'è un po' un rapporto d'amore e odio, perché per quanto si siano affezionati ovviamente alla loro terra d'origine, però è anche portatrice di tanti dispiaceri e tanti ricordi negativi, sia per lei che per lui. Lei, vabbè, ci ha perso i genitori, lui ha rischiato di perdere lei. Per quale ragione è questo vestito? È il vestito... Scusate. Oh, finalmente è vestita in maniera adeguata allo yoga. Diciamo che la divisa da militare non era proprio adatto. Lui in tutto ciò si sta occupando momentaneamente del giardino, mentre lei è impegnata con lo yoga, dai anche la terapia antiacari, e poi ce ne andiamo a visitare questa famosa casa che lui ha trovato e non vede l'ora di fargliela vedere. Spera davvero che possa piacere anche a lei, che non ha idea che lui la vuole portare a vedere una casa. Lei non è proprio ignara della cosa. Ce la farà? La vedo un po' tentennante. Vabbè, se non altro non è caduta, è già qualcosa. Mi sembra già un passo avanti. Ok, è bravissimo. Ecco, me lo stanno distruggendo, povero. Poverino. Dai, raccogli il miele, per favore. Chi è che la chiama? Oscar Wilde, va bene, chiacchieriamo con tuo fratello appena lo ha fatto. Poi cattura lo sciame. Benissimo, e mandiamole. Attacca. Sarei curiosa di vedere com'è l'attacco delle api, però mi... Oddio, Erika Palumbo, vedetela nell'esercito. È quella che ha attaccato Anne Mary, me l'ha anche fatta KO. Oh. Benissimo. No, vabbè. Non attacchiamo nessuno. Piuttosto corteggiamo Anne Mary.
Wild dice, ma è andata a corteggiarla? E vediamo il corteggiamento. Eccole qua che la corteggiano disegnandole un bellissimo cuore. Puoi spegnere gli auricolari e parlare con tuo fratello. Tu, in tutto ciò, vieni a ripormi il bucato, lo faccio fare a lui. Sì, poi tra l'altro comunque questa casa sarebbe in ogni caso da cambiare, probabilmente perché se loro hanno intenzione domani di allargare la famiglia, come è giusto che sia, qui non è che ci sia tanto spazio, si sta a malapena in due, per cui questa roba la possiamo vendere tutta adesso, non ci interessa più. Via. Adesso lui andrà da lei, gli offrirà una rosa, perché lui è molto galante, molto innamorato, la ama follemente, dice... Questo amore mio è per te. Vai, su, forza, vatti a cambiare che devo portarti in un posto speciale. Quindi lei ascolta, va a cambiarsi. Metti, cambia abito, indossa. Dai, questo mi piace. E i nostri sono pronti per andare. Così arrivati e qui piove, perfetto. Dice, guarda, mi sta facendo le... Che ne pensi? Di cosa? Beh, di questa casa. Di questa casa? Vieni qui, chiedigli qualcosa, amichevole. Vabbè, facciamo così. Di questa casa, che ne dovrei pensare? Non avete un ombrello, maledizione! Non ho l'ombrello, benissimo. Mi sono dimenticata di mettergli l'ombrello. Ottimo. Sì, amore, questa casa. Io non l'ho ancora presa perché ovviamente volevo aspettare te, ma la mia intenzione è comprarla. Certo, c'è da fare dei lavori e da arredare, però secondo me è molto carina. Ragazzi, l'ho fatta io, quindi abbiate clemenza. La metterò anche in galleria una volta ultimata perché, come vedete, ho costruito le basi, ma ho lasciato tutto vuoto perché voglio che siano loro ad arredarla. Ovviamente, ragazzi, fantasia, qui non vive nessuno, non posso neanche entrare dentro, quindi andiamo qua insieme, vai qui insieme. Fa, guarda, facciamo finta che loro siano andati dentro a guardarla. L'hanno guardata e fa, oddio, è molto bella, davvero. Sì, poi va, guarda, vieni, vieni a vedere qua, c'è addirittura il giardino, quindi vai qui insieme, mostrali il giardino. Sotto la pioggia, sì. Magari non ci cadete. Questo tesoro vorrei che fosse la casa. Aspetta, però facciamogli fare così, facciamo questo. Accarezzare la guancia. Vorrei che questa fosse la casa dove noi cresceremo i nostri figli un domani. Oddio, ti piace lei? Io, ma io l'adoro, io la amo questa casa, mi piace tantissimo. Quindi stringilo. Anzi, tieni la mano. Mi dice Alec, grazie, questo è un regalo fantastico per me. È bellissima, non potrei desiderare niente di meglio. E perché no? Per festeggiare. Non posso fargli fare il bagno. Ah, sì, posso. Nuoteranno, ragazzi, sì, senza vestiti, se non me lo fa fare, me lo fai fare? E vai, infatti inauguriamo la nostra piscina, fa, perché sarà la nostra piscina questa. Spruzzala. Io cerco di mettermi così in maniera da censurare quanto più possibile. E loro sono qui che sotto la pioggia fanno il bagno nella loro futura piscina. Felici. Però adesso, ragazzi, dovete uscire da qua. Vai qui insieme. Io ora censurerò là un attimo le immagini perché penso che usciranno nudi. Oddio, esatto. Nudi proprio come mamma li ha fatti. Cambia abito, indossa di nuovo questo che avevi. Anche tu indossa l'abito che avevi. Allora, lui deve prendere assolutamente un giorno libero dal lavoro. Prenditi un giorno di vacanza. Perché oggi è una giornata da passare con Anne Mary. Michelangelo Wilde si sta chiedendo se mi piacerebbe fargli visita. Al momento, zio, perdonami, no. Ma loro andranno adesso a fare colazione da qualche parte. Ragazzi, sono venuti più che a fare colazione, sono venuti a pranzo, in effetti, e dobbiamo assolutamente andare dentro perché qui sta piovendo.
siamo venuti qui con i nostri con Naomi e Michelangelo, con gli zii di lei. Molto carino questo posto. Ah, questo è per giocare anche. Bellino. Questo è del salvataggio del mondo, quindi la creatrice di questo lotto è quella, insomma, che ha fatto appunto il mondo. Prendiamo questo tavolo, non ricordo il nome, ragazzi, chiedo scusa. Dai, basta reagire positivamente. Lo so che siete tutti felici di vedere Anne-Marie, ragazzi, però tu chiedi il tavolo e voi intanto andate dentro perché vi state inzuppando tutti. Vai qui insieme. Ciao zia, grazie per essere venuta. Quindi, insomma, hanno deciso di pranzare con gli zii, che era un pochino che non li vedevano. Poi vi sedete tutti insieme. Ok, ce l'abbiamo fatta, si è seduto anche lui, ordiniamo subito per il tavolo, altrimenti ci facciamo cena. In realtà abbiamo fatto una sciocchezza perché dovevamo andare a cena anche con i suoi genitori, però vabbè, ormai è andata così. Sì, oddio, è pranzo, va bene. Ok, e per mangiare, stai leggera tu con un'insalata giardiniera. Lui si prende una zuppa ai frutti di mare, lo zio uno spiedino, Naomi un cocktail di gamberi, sale, pepe. E chiacchierato un attimo, amichevole, tanto facciamo così, chiede della sua giornata, anche tu parla un attimo, buffo, racconta un aneddoto divertente, amichevole. Chiediamo della sua giornata, parliamo anche con il nostro caro fidanzato. Oh, è arrivato anche il cibo, finalmente. Quindi mangiate, chiacchierate. Ma perché? Ok. Ma cosa fai tu? Perché ti alzi di continuo? Vabbè, la zia non ha fermezza oggi, dai, vuole mangiare in piedi. Contenta lei, contenti tutti. No, mi spiegherai poi perché non ti vuoi sedere con noi, eh. Se vuoi andare a mangiare lì? Veramente? Che cavolo fai? Questo era il tuo? Vabbè, Naomi non ha fermato. Naomi non è normale. Adesso l'abbiamo appurato. Ragazza, mangia però. E bevi. Lavora da casa. Cosa dovremmo fare? Ah, ce l'ha già completato. Ottimo. Lui sta mangiando molto bene. Si è seduta, ma il suo cibo l'ha dato ad altra gente, così. Cioè, l'ha messo nel tavolo accanto, ok. Ragazzi, non chiediamocelo. È stata una conversazione profonda. Ma cos'ha lei? Perché? Ma mi fate capire, fitta di gelosia? Ma sei gelosa perché parla con i tuoi zii? Ma sei pazza? Ma te stai male? Hai dei problemi seri. Anne-Marie, ma sta parlando con tua zia e tuo zio, ma di cosa diamine sei gelosa? Fatti prendere dalla gelosia, ma non fare la sciocca, dai. Va bene, rassicuriamola con un bacio e poi andiamo all'altro appuntamento. E andremo all'altro appuntamento con i. Ok, abbracciato la zia, perfetto, saluta tutti. E tu tesoro, guarda, vai a pagare il conto, termina e paga il conto. E siamo arrivati nel nuovo ristorante. Lei è molto nervosa perché sta per conoscere i genitori e lui la rassicurerà, dice: guarda, stai tranquilla, i miei sono molto alla mano, sicuramente gli piacerai, ti adoreranno esattamente come io adoro te. E i genitori, andiamo dentro perché li sono già arrivati in realtà. Ok, andiamo qua. Vai qua insieme, così andranno tutti lì riuniti. Uno è già lì, vabbè. Vai, andate là insieme, ragazzi. Siamo a Windenburg, qui non piove, per fortuna. Ed eccola qua, questa è la madre. E fai una presentazione garbata. Lui com'è che lo conosce? Vabbè, in realtà non dovrebbe conoscerlo. Io il padre però lo vedo, nonostante fosse un militare, lo vedo più affettuoso, specialmente con lei perché è figlia del suo compagno di lavoro. Quindi fa una presentazione garbata con la suocera. Molto lieta di conoscerla, signora.
Melissa. Piacere, vieni qua, fatti abbracciare, ormai sei di famiglia, sei come una figlia per noi. Quindi adesso prendiamo, anche tu saluta i tuoi genitori, però magari abbracciandoli. Ciao mamma, che bello rivedervi, è andata bene il viaggio in Europa? Sì, tutto meraviglioso. Il prossimo andremo in Asia. Insomma, come vedete loro sono molto... Saluta anche lui. Beh, ragazzi, avete più o meno le stesse espressioni. Cioè, perché ce l'avete pensata a Cooper con questa faccia? È tuo marito! Vabbè, puzza Cooper. Sta puzzando Cooper? Non ha l'alone verde, però evidentemente sì, perché tutti se ne lamentano. Vabbè, prendi questo tavolo, altrimenti veramente ceniamo alle due. Ok, ci siamo. Ho dovuto fare un macello perché non si siedono su quei divanetti. Allora, lei che è ancora tutta impacciata, chiederà della sua giornata, anche a lui, cercherà di fare un po' con la conoscenza dei suoceri. Dai, ordina. Ma quest'uomo puzza veramente così tanto, scusa, guarda, voglio fargli un favore allora a tutti. Trucco un bisogno rende felice, così almeno smetterà di puzzare. Anche tu inizi a puzzare però, mio caro. Fate racconta una storia di gruppo. No, ma poi si alzano come minimo. Boh, proviamo. Racconterà qualcosa che è successo al lavoro. Dai, ti ascoltiamo tutti affascinati, mio caro. Smettete di pensare a lui che puzza, vi prego. Che ansia. Dai, raccontano, prova a raccontargli un aneddoto divertente. E a lui magari chiedi della carriera. Cioè, raga, passeremo la serata a vederli che si lamentano per il fatto che puzza. Vabbè, conversazione personale profonda. Per favore, distraetevi e pensate a qualcosa che non sia la puzza di questo povero uomo, che puzzerà anche, ma basta, gliela state facendo pesare, mamma mia, esagerati, questo è bullismo. Basta. Oh. Tu però, Dio buono, inizia a scoprire cos'è l'infasil, inizia a lavarti, perché santo cielo, non si può vivere così. Discutere gli interessi con tuo padre, magari. Discutere la pace nel mondo. Anche tu continui a parlare, mamma mia, ragazzi, chiedi della carriera, chiedili se lei fa qua. Insomma, com'è andata la sua vita, cosa ha fatto nella vita. Chiedi denaro, no? Condividi idee. Magari dell'abito, perché ora lei... Allora, tesoro, cara, hai già scelto l'abito? Avete già scelto dove sposarvi? Lui, sì, ne abbiamo parlato, abbiamo già qualche idea. E qui, raga, non c'è pace. Continuano a fare sto cenno della puzza, non li sopporto più. Vi giuro, li odio. La piantate, parlate. Oh, e dice: sì, beh, mi farebbe molto piacere. Le propone lei venire con te a scegliere l'abito se non ti dispiace. Dice: no, ma fa lei, ma certo, sarei molto entusiasta all'idea di avere un suo parere. Che lei ci tiene comunque ad avere un buon rapporto. Parla anche con lui. Discuti di metodi di concentrazione, racconta una barzelletta sui vecchi tempi a tua madre, la conosce anche se vabbè, sua madre, con suo padre ha condiviso per tanti anni la passione per la pesca, quindi potrebbero parlare anche di pesca loro. Parla dell'esca migliore, va, aspettando che il cibo arrivi. E via avanti così, ragazzi, parleranno per lo più del matrimonio, della... Poi loro cercheranno di conoscerla meglio, discutere passerà gourmet, lei gli sta raccontando le sue passioni, che oltre al suo lavoro da militare, altre passioni, il principale è la fotografia, vi ricordo, che le piacerebbe un domani aprire un suo studio, comunque vivere di questo, anche se non intende al momento lasciare la carriera militare, non vuole uscire dall'esercito. Complimentati per l'abito, perché no? Qui il cibo prima o poi arriverà, sono le 3 di notte, ragazzi, e voglio farvi notare, mi sono anche un po' scocciata ad aspettare. Ragazza, tempi d'attesa veramente imbarazzanti.
Cioè, sono le 3 di notte, ma capiamoci. Oh, ci hanno portato il cibo alle 4 del mattino praticamente, finalmente ceniamo. Com'è andato il prestito a buon fine? Non ho mica visto. Ecco qua, Alec, cerca di restituirlo quando puoi, infatti sarà un prestito, infatti non... Grazie papà, anche se potresti farci pure un regalo, visto che ci stiamo per sposare. Se io faccio che di denaro, che succede? Perché lui comunque deve comprare casa, immagino che i genitori vogliano aiutarlo. Ah, cavolo, ci ha dato 49 simoleon, con questo compreremo una villa. Facciamola anche con lei, chiediamo un grosso prestito anche a sua madre. Però ragazzi, mangiate e bevetene tutti, cioè... Siediti, non t'azzardare a fare come tua zia che s'alzava di continuo. Mangia e bevi. Ci ho dato 2000 simoleon, la mamma, bene, è stata più brava, Adula. Dai, mangiate. Io ragazzi però con questo episodio chiuderei qua, con questa bella scena familiare di questi bulli. Devo fare uno screen in tutto ciò. Con questa bella scena io chiuderei l'episodio. Spero che vi sia piaciuto, se è così vi chiedo di lasciarmi un commento per farmi sapere che ne pensate. Io vi do un grosso bacio, vi invito a iscrivervi anche al canale per restare sempre aggiornati e vi do appuntamento inoltre alla prossima volta con un nuovo episodio di The Wild Chronicles. Sub-sul! Feeling alright now.